Dunque, abbiamo visto il limite superiore di banda, adesso vediamo il limite inferiore di banda. Dunque, qui la cosa è piuttosto semplice perché beh, si capisce con un esempio, no? Prendiamo uno stadio CE con resistenza sull'emettitore, tanto per fare un esempio, no? Quindi qui abbiamo in bassa frequenza tre capacità, no? Le tre capacità di bypass e la capacità di bypass e le capacità di accoppiamento. Quindi questa è la situazione, no? Non metto i valori a tutti, vabbè, mettiamoli tutti, tanto. E2, CB, RC, RE1, RE2, CE, CC, RL. Allora, nel studiare il limite inferiore di banda dobbiamo guardare il circuito per la bassa frequenza in cui queste capacità sono tutte lì, cioè sono un corto a centrobanda, a bassa frequenza chiaramente vanno considerate. Quindi se fatto il circuito di piccolo segnale in bassa frequenza, trovo un circuito del genere. Ho CB, qui c'è R1 parallela R2, qui c'è HE IB, questo è Re, questo è HF IB, questo è C, poi qui c'è R1, qui c'è RE2 e c'è CE. Poi da questa parte ho RC, CC e RL. Facciamo così, trascuriamo uno su HE, tanto per semplificare un pochino. Andrebbe in parallelo HFIB, ma insomma lo trascuriamo un attimo. Allora, beh, il conto è facile, io posso dire ok, va bene, omega L a che cosa è uguale? L'abbiamo già visto, no? Devo fare la sommatoria degli 1 su in tutti i gruppi RC, quindi devo mettere 1 su RB infinito per CB, RB infinito è la resistenza di strada CB con tutte le altre in corto, 1 su RE infinito per CE e 1 su RC infinito per CC. Quindi devo per determinare, devo fare il calcolo delle tre resistenze. Per imporre, state attenti, in realtà ho enormi gradi di libertà, perché in pratica CB, CE e CC non le usate mai finora, quindi sono quantità che ho solo detto a centrobanda sono un corto e quindi adesso ho 3 gradi di libertà per imporre omega L. Quindi sceglierò i valori di CB, CE e CC in modo da imporre il limite inferiore di banda. Chiaramente per farlo devo sa sapere quanto fanno queste resistenze. Proviamo a fare il calcolo di queste resistenze, è molto semplice, no? Vediamo, cominciamo dalla prima, RB infinito, perché quando metto in corto le altre capacità tutto si semplifica molto. Guardate, RB infinito è questo. Cosa vedo? RS da una parte, R1 parallela R2 da un'altra parte e di qua vedo HE, R1 e generatore corrente. Ok, quindi vado a fare il disegno. Vedo quindi il generatore di prova sta al posto di CB. Da questa parte vedo RS, da questa parte vedo RB, cioè R1 parallelo R2, poi qui vedo HE, qui vedo RE1 e qui vedo HFIB e qui non mi importa quello che c'è in serie, no?
Allora, io questo conto lo posso scrivere subito perché la resistenza vista è uguale a, di qua c'è RS più dall'altra parte c'è RB in parallelo a che cosa? Questo lo so calcolare, una resistenza notevole, HE più R1 per 1 più HF. Quindi questa è pronta. R è infinito. Quell'altra. Allora, in quel caso cosa devo fare? Torniamo un attimo indietro e diamo un'occhiata al circuito. Qui ho R2, poi ho R1, poi da questa parte ho HE e RS parallelo R1 parallelo R2, vanno tutto in parallelo, e di là ho generatore corrente, va bene? Quindi ho praticamente, ricapitolando, qui metto il generatore di prova al posto di CE, qui c'è R2, di qua c'è R1, poi da questa parte c'è HE più RS parallelo RB, questa è attraversata dalla corrente IB, e da questa parte invece c'è HFIB. Anche questo mi dà l'idea di una resistenza notevole. Posso scrivere quindi la resistenza vista da WP, che cosa sarà? Ci sarà R2 in parallelo a quello che vedo dall'altra parte, che è R1, e poi c'è l'effetto del generatore corrente più, cioè questa resistenza qui dove passa IB, che però viene abbattuta dal fattore 1 più HFE. Questa è una resistenza notevole che abbiamo appena trovato, quindi qui mi viene HE più RS parallelo RB tutto diviso HFE più 1. Ok? Vedete, da notare un po' di cose, qui in pratica, una cosina da notare è che qui in pratica il termine HF1 tende a far aumentare la resistenza vista, qui invece tende a farla diminuire. E poi vediamo l'ultimo caso, riusciamo a metterlo qua, RC infinito. Allora lì che cosa abbiamo? Devo mettere un generatore di prova al posto di VC, quindi da un lato abbiamo RL, vi ricordate, da quell'altra parte abbiamo qui RC. Qui succede una cosa abbastanza singolare, guardate un secondo indietro per farvi vedere il circuito. Il circuito è questo, cioè qui c'è il generatore corrente e qui di là, vabbè, facciamo tutto, c'è HE, RS parallelo RB e poi c'è R1 e basta. E però lì si spegne tutto, si dovrebbe vedere abbastanza bene. Quindi qui che cosa ho? Ho HFIB, qui ci viene RE e qui c'è un'unica resistenza che comprende HE più RS parallelo RB, e questa è attraversata da una corrente IB. Allora, qual è il problema, no? Che se guardate questa maglia, per forza la IB deve essere nulla, perché nella resistenza RE 1 passerebbe IB più HFIB. Quindi ho nella maglia ingresso avrei qui che passa IB, una caduta proporzionale IB, di qua un'altra caduta proporzionale IB uguale a 0 perché non c'è il generatore. Quindi è chiaro che l'unica soluzione è IB uguale a 0. Basta scrivere l'equazione alla prima maglia perché venga, c'è un'espressione omogenea con IB come incognita, quindi è chiaro, l'unica soluzione è B uguale a 0, non c'è generatore. A questo punto, se B è uguale a 0, allora VP vede semplicemente RC e RL, quindi RC infinito è soltanto RC più RL, più, quindi non dipende proprio da HF. Insomma, quindi ho tre valori di resistenza che ho tre valori di resistenza che sono diversi tra di loro e non posso controllare i valori esatti perché i valori delle resistenze dipendono da come ho già
valori che ho già scelto quando ho polarizzato il circuito. Però a questo punto devo fissare il limite inferiore di banda e ho 3 gradi di libertà. Ok? Allora il punto è l'unico punto, quindi ho infinite soluzioni, no? Io impongo omega L, ho 3 valori, chiaramente posso fare cosa mi pare. Cosa faccio? Qual è un criterio aggiuntivo per scegliere tra le infinite soluzioni per le 3 capacità quella che mi può tornare meglio? Allora, il criterio pratico è quello del costo a questo punto, cioè scegliere la soluzione che mi dà i valori più piccoli di capacità complessivamente. Okay? Un secondo criterio, se facessi la cosa a componenti discreti, potrebbe essere, vabbè, mi conviene scegliere le capacità tutte uguali, così quando faccio l'ordine le prendo tutte allo stesso tipo, ho bisogno di meno magazzino, cioè solo un tipo e uso sempre quello. Quindi queste sono due possibilità. C'è differenza? Un pochino c'è, giusto, facciamo una valutazione di un attimo e facciamo una valutazione su un caso di due, ok, in generale. Supponiamo di avere un esempio solo, supponiamo di avere un omega L che è uguale a 1 su R1C1 più 1 su R2C2, va bene? Poniamo il caso che la resistenza vista R2 sia molto più grande di R1. Mettiamo un esempio in cui sia per esempio 20 volte R1, d'accordo? Questo è un esempio. Allora, per farvi vedere che le due cose cambiano, quindi io qui posso scrivere 1 su R1C1 più 1 su 20 R1 per C2. Allora, com'è che posso fare io per avere l'effetto che voglio? La cosa più semplice, questo si capisce guardando questa espressione, è siccome io devo sommare due addendi in modo da arrivare a omega L, in generale devo sommare n addendi in modo da arrivare a omega L, mi conviene fare in modo che com'è che posso raggiungere l'effetto nel modo migliore con capacità più piccole? Si vede bene che a parità di capacità l'effetto più grosso lo raggiungo con la capacità che sta associata alla resistenza più piccola, perché questa è una cosa che sta a denominatore. Quindi la capacità che viene associata alla resistenza più piccola sicuramente mi dà l'effetto più grande. Chiaro? Facciamo la prova. Allora, scelta numero 1, proviamo a fare in modo che le capacità siano uguali. Dico, non mi voglio creare troppi problemi, le prendo uguali. Allora, se le capacità le prendo uguali, che cosa succede? Succede che qua mi viene omega L uguale a 1 su R1 per C per 1 più un ventesimo, e quindi di conseguenza devo prendere una C, anzi 2C uguali, pari a 1 su R1 per omega L per 21 ventesimi. Ok? Guardate bene che in pratica, prendendolo uguali, la maggior parte del contributo lo dà il primo addendo, il secondo dà un termine che è un ventesimo più piccolo, d'accordo? Fattore 20 più piccolo. Quindi in pratica, prendendolo uguali, ho un effetto molto piccolo del termine che ha la resistenza vista più grande. Quindi la capacità complessiva, la C totale che devo spendere, è 2 volte C ed è uguale quindi a approssimativamente, diciamo, a 2 volte diviso R1 omega L. No? 42 quarantesimi, facciamo 2. Va bene. Se prendo invece il termine, decido di far così, di prendere, di fare il grosso
del risultato con il primo termine, quindi dico per esempio facciamo che 1 su R1C1 sia 0,95 omega L e 1 su 20 R1C1C2 sia 0,05 omega L. Vabbè, in quel caso mi viene praticamente viene quasi il risultato di prima, direi. Che a questo punto mi è venuto C1 uguale a, mi sono venuti uguali praticamente, 0,95 C1 viene 1 su R1 omega L per 0,95 e C2 mi viene 1 su R1 omega L per 20 per 0,95 per 0,05, che più o meno fa la stessa cosa. Quindi ho un risultato simile a quello di prima. Se invece decido di fare un po' con uno e un po' con l'altro, cioè metà e metà, che cosa ottengo? Ottengo C1 uguale a C1 uguale a 1 diviso R1 omega L per 0,5, quindi circa 2 su R1 omega L, e C2 mi viene 1 diviso 20 R1 per omega L per 0,5, quindi mi viene un decimo. Due per 0,5 fa, no, 0,5 per 20 fa 10 R1 su omega L, quindi la somma tra i due fa all'incirca sempre due volte. Quindi, insomma, si vede da questi risultati che all'incirca mi cambia molto poco in base alla scelta che faccio, che la somma dei risultati è all'incirca sempre quello, più o meno casco sempre nel fatto di fare 2 R1 su omega L. Di conseguenza, diciamo, se le differenze sono di questo tipo, mi conviene andare direttamente per capacità tutte uguali. Okay? Se le differenze tra le resistenze viste fossero molto diverse, mi potrebbero convenire cose significativamente diverse, però non è frequente il caso in cui possa avere differenze così notevoli. D'accordo? Quindi più o meno, diciamo, non è una scelta. Questo esempio è giusto per farvi vedere che difficilmente è una scelta critica, difficilmente si va a sbagliare prendendo valori uguali. Quello che sarebbe molto contro non dire che non c'è da aggiungere, cioè, va bene chiuderla così, diciamo, la situazione non è particolarmente critica in questa scelta. Comunque vabbè, ci fermiamo qui, tanto poi con qualche esercizio più pratico si vedono casi numerici con cui questa cosa si vede in maggiore dettaglio. Ecco, però rimane il discorso che facevo fino a questo punto, non è una situazione particolarmente critica la scelta delle capacità. Ok, ci fermiamo qui.